Festa tremenda, voglia di vivere. Un weekend non stop di musica e sport gratuiti nell'ambito di Parma Città Europea dello Sport, che sabato 25 e domenica 26 giugno hanno animato il centro sportivo Ernesto Ceresini di Moletolo. Campionati di frisbee, esibizioni di danza folk, una notte intera di tornei e un concerto del duo Sonora, oltre al baseball, al softball, al jiu-jitsu, alla gara di scooter e vespe, hanno arricchito la 2 giorni parmigiana, organizzata come sempre dal Comune di Parma, assessorato allo sport, e dal CONI, Comitato Provinciale di Parma. A dare il là il weekend sono state le fasi finali dei campionati italiani Ultimate Frisbee Open Women. Sempre sabato 25, alle 18, e sempre al centro di Moletolo, protagonista la danza folk, con l'esibizione del gruppo giovanile siberiano Folk Dance Ensemble Kitalik, della regione Jacuzia, organizzato dall'associazione VivaSword. L'evento ha portato a Parma un gruppo folk conosciuto in molti paesi del mondo, che ha già presentato la sua arte in diversi festival internazionali. Un'arte che, attraverso danze rituali e canzoni epiche a più voci, rappresenta scene di vita quotidiana, con costumi, balli e suoni, dal sapore esotico e antico. La serata di sabato si è aperta al campo sintetico del Circo Linzani, con una 12 ore non stop organizzata da ADMO Emilia Romagna e WISP. Io ADMO La Vita, torneo di calcio a 7 femminile, organizzato anche per sensibilizzare la cultura della donazione del midollo osseo, al fine di consentire i relativi trapianti nelle terapie contro le gravi malattie del sangue. Tutto il ricavato della partecipazione delle squadre è stato devoluto ad ADMO Emilia Romagna. Il concerto del gruppo Sonora, i due giovanissimi musicisti veronesi che hanno già alle spalle 3 album e una vittoria a Sanremo Giovani, ha completato la giornata di sport con un'esibizione gratuita, sempre al centro Ernesto Ceresini. Al concerto, organizzato da Fondazione Exodus, ospite anche Don Antonio Mazzi. Death and beasts that be sky. Who am I? I don't know. But I'm never actually. Ci sono tanti modi per ricordare la giornata mondiale della lotta contro la droga. Ci sono anche tanti modi per stare con i giovani. Allora c'è chi con i giovani precetta, discute, fa teorie, si spaventa, li criminalizza. C'è gente come me che cerca di stare con i giovani prendendoli dalla parte loro. E allora, prendendo i giovani dalla parte dello sport, della musica, della festa, io credo che sia la cosa più semplice e la cosa più vera. E allora, insieme con voi in questo centro straordinario, vediamo con uno slogan che a noi piace molto, tremenda voglia di vivere. Ecco, vediamo di far vivere i giovani intensamente, in modo positivo, e noi adulti permettere a loro che vivono in modo intenso e positivo, così avranno meno tempo e meno voglia di andare a cercare soluzioni che fanno del male a loro e fanno del male alla società. Yeah.